L'Umberone sei bellissimo. Ma solo direzione, sai. Sei single? Sì, sempre. Tu no, però adesso stai con me, vieni qua. Ti stai sentendo un po' fedifraga, non stai lontano da me. Vi spiego i dettagli, questa è una sfida interessante. Chi piglia più minerali vince. Qua ho scritto tutti i vari valori dei minerali. Abbiamo una sfida aggiuntiva, no. Questa è molto più interessante. Perché abbiamo una nuova fanciulla nautica. Il primo di voi che troverà la donna dispersa in mezzo al mare ha queste coordinate qua sotto. Salve! Salve! Non abbia paura del mio aspetto, sono ancora totalmente sano di mente. Presumo che debba prendere questa. Avrete il suo aiuto per questa sfida e anche un indizio su dove trovare un sacco di ricchezze. Sono abbastanza scioccata che è venuto tipo un astronauta a prima. Devo fare legname. Non voglio che mi prendano. Io vado a tagliare un albero. 26 smeraldi ce l'abbiamo. Vai, fatemi vedere un pochino. Vieni. La caverna dei misteri di Whitebeard. La caverna mistica. Ma è ricchissima sta caverna. Dai, andiamo io e tre che siamo più scarsi. Lui se ne va da solo. Ho sentito un rumore stranissimo. Anch'io. E ho ucciso lei. Salve. Allora, meno male che ci siete. Ho trovato un dungeon, ma da solo non ce la posso fare. È una nave pirata. Viva, la direzione è quella. Andiamo, pirompirompiche. Attento, attento. Ok. Ma sono fortissimi, non muoiono. Ma cos'è sto coso? Ah, pure a me hanno dato una roba stranissima. Purple ally. La gunpowder, poi possiamo fare i mega cannoni. Oddio, no, no. Arrivo. Fortissimo. Come un boss. Oh no. È fortissimo. L'ho tappato. Aspetta, ma le angurie avevano un... Ah, avevano una cassa segreta. Che vuota. Aiuto. Ho scavato via in tempo. Ma voglio vedere che danno si sta facendo qui. Dobbiamo andare sopra. Credo che ci siano altre cose. Io mi dico soddisfatto. Abbiamo esplorato questa nave abbastanza. Siamo pieni di roba. Ciao. Missione challenge impossibile. Il galeone. Oh, 8 diamanti. Piedini con Frostwalker. Altro galeon Dolong. Tutu. Mi ha shottato. Tutto worth perché ho trovato un sacco di diamanti. Buono. È questo tryharding? Verrete bannati, è vero. No! Questi ci servono. Oh, i maiali si chiamano fratello e fratello. Io ho sotto casa uno spaventapasseri. E posso usare il purple ally per renderlo vivo. Bellissimo! È tuo cugino, ma... è bellissimo. È il mio migliore amico. Eccomi. Eccola. Allora, ho tipo una trentina di stack di log. Vi spiego velocemente cosa sta succedendo. Io, con le mie abilità di boscaiolo, con Mastro e le sue abilità di mercante, possiamo scambiare all'infinito bastoncini. Adesso li vado a dividere, vediamo un po', eh. Sei pronto? Sì. Questi sono quelli che vanno a te. E io vado, grazie. Torni qui. Quelli che vanno a te sono questi. E prendiamola questa ossidiana. Nel culo. E vado subito a craftare questo bel martellozzo di ossidiana. Lumber, perché non devi andare a prendere le mosche però tu. Un deficit di attenzione un po' elevato, Lumber. E le mie mosche, dai. Sei maestro Shifu, l'hai presa con i bastoncini proprio. Esatto, ma almeno... Come sta la testa che tu ne hai una dentro? Non so di cosa sia. Al secondo posto abbiamo gli orsi con ben 18.000 punti. Posso andare a creare 6 upgrade per le mie chest, 6 upgrade in diamante e 6 upgrade in ossidiana. Non tocca far altro che fare l'armatura in diamante. What the fuck? Perché? Cosa? Chinati a me. Stavo per craftare questo, il Roly Poly Saddle. E la posso dare al mio piccolino qui. Ma che sta succedendo qui? No! Levati. Sto vedendo un video meritevole. Bellissimo. Allahu Akbar! Allora, adesso dobbiamo essere seri e parlare della sfida di oggi. È una sfida difficile che vi... non lo so, vi riempirà... Oggi prenderemo spunto dal MasterChef... per creare un grandissimo show di cucina. Ognuno di voi dovrà prepararsi una ricetta di un panino. Prendo le mie stelle. Sono consumatrici, fratello. Nella mia casa ormai con terrazzo e zona enchanting. Diamo le stelle a tutti a uno che acquista, quindi... Sei proprio affidabile. Confermiamo che deve acquistare questo compass grigio e due Waystone. Sì, quello grigio è per le strutture. Io direi che la prima Waystone la mettiamo da te e un Oz nel cazzo.
Possiamo andare per esempio ai Buried Treasure della Jellyfishing che voi cercavate. Posso dire che io evado le tasse? Siamo arrivati. C'è una Giga X qua, c'era ragazzi. Giga X, ragazzi. Si scava, si scava, vai col martellozzo. Eccola, eccola, l'ho preso, l'ho preso. Ciao. Possiamo andare in cerca di altre cose volendo. Stabilimento balneare. Ah, 4500 blocchi. Io ho due dei miei ingredienti, ce li ho. Ah, io mi prendo il pesce palla. Dai, l'amber, no, porta. Dov'è finito? È sott'acqua perché dovete capire che c'è uno span dell'attenzione particolarmente. Lascia un'altra lodestone. Lamber, non distrarti. Ma la Liguria. Sono arrivato allo stabilimento balneare, ragazzi. Sono proprio felice. Okay. Dove stai? Ho un cuore, ragazzi. Vediamo di stare tutti vicini perché mi sa che sennò ci sdrungano qua. Ragazzi, attenzione, io sto qui combattendo degli scheletrozzi. C'è il bambù. Dobbiamo andare al galeone adesso, ragazzi. Ci sono i pirati con la doppia spada di diamante, ragazzi. Sono quelli che shotano, attenti, attenti, attenti. Questo qui è pure un boss che è censurato. The slowing bitch. Stavo dicendo che se troviamo delle cariche di fuoco possiamo andare a fuoco tutto quanto e lottarlo dopo. Ragazzi, chi è che ha dato fuoco alla barca? È Lamberon. Il blobfish è perfetto. Ragazzi, ho visto il pirata che vola con il pipistrello. Mi fa volare. Sto finendo in mare. Ok, finita grande nave volante. È bellissimo, ma che cazzo c'hai dietro? Che c'è una blaze furnace? Per far andare più veloce, guarda quanto vado. Davide ha costruito questo bel furgoncino. Per la sfida di cucina ha costruito il furgone del più grande cuoco di questo mondo, mi pare giusto. E vedo che ci sono anche i suoi prodotti. Suppongo che non faccia male provarli un pochettino. Zio. E va bene, mi parcheggio un attimo qua, raga, ma anche a voi lagga. Sono troppo distante da camera. Non mi messo che cazzo si fa. La loro zona di scambi sta a 4000 piedi, a piedi sopra il mio... Mamma mia, questa te la dedico. La ragazza per me. Io dico Vedere. Arrivo, arrivo, andame. Vabbè. For all my life, a stranger are me. Bene, partecipanti, siete tutti pronti per la grande prova di Master of Panino? No! Sì! Oggi per giudicare i vostri panini che per tanto tempo vi siete preparati, ho chiamato un giudice abilissimo nel suo mestiere. Il Madonna, mitico proprio, Giacco! Buongiorno! Buongiorno! Seguitemi pure nella sala del cocente destino. Mamma mia! Appena darò il via potete iniziare a cucinare il vostro panino e io e Giacco vi osserveremo. Via! Qui ho dei bellissimi ingredienti. Cucino il mio montone, ovvero il lamb. Impegnati. Vado a tagliare la mia zucchon, un osso e un fungong. L'umberone sta ammucchiando tantissime cose, sì, ma sì, c'è una zuppa dentro il panino. Quella è la zuppa d'ossa, plus un tentacolo. In cima la larva, ma qui c'è la ricetta definitiva con la Wither Rose. Mi vuole intossicare qua? Oh, l'umberone è messicano. Hola. Wow. Da notare il nome del piatto, attenzione. L'hamburger. L'hamburger. Ci ho pensato mentre andavo nella terra de los muertos, che i miei parenti messicani. Dato che qui ci sono gli ingredienti migliori per i non morti. C'è un pesce palla, due occhi di ragno, perché comunque deve vedere sto povero panino, un brodo d'ossa,
proprio rubate dai miei parenti. Ho rubato il femore di mio nonno. Un blobfish delle profondità marittime dell'isola. E poi l'ingrediente speciale, uno stufato sospetto con una Wither Rose. Lo sa, secondo me prendo tutte le malattie del mondo mangiando questa cosa. Dalle mie parti è veramente buono. Bene, molto esotico e particolare. Quindi ti do 8. Dai, la storia poi è bella, messicano. Iori, iori. Un'altra sfida è stata completata. Andiamo a fare sesso. No, no!